Buongiorno a tutti, io sono Andrea Carretti, questa è Radio Filo, se siamo giunti alla puntata numero 31, incredibile. I nostri ragazzi sono prontissimi per farvi ascoltare musica, recensioni di viaggi, sport, film, tantissime iniziative, come sempre. Partiamo da Enrico. Buongiorno a tutti da Radio Filos. Insieme al 40° anniversario dei Toto vi voglio recensire anche un altro concerto sempre registrato ad Amsterdam come il 40°, che è invece il 25° anniversario dei Toto. In questi anni i Toto hanno iniziato a sperimentare la scaletta secondo dei medley e quindi il disco, che è composto da 19 brani, inizia con un medley che ne contiene ben 4, che sono Girl Good Goodbye da Toto, il primo disco, Goodbye Eleanor da Turn Back, poi lo strumentale Child's Anthem da Toto, il primo disco, e I Supply the Love sempre dal primo disco Toto. Arrivando al quinto brano, quindi da Turn Back, abbiamo Gift with the Golden Gun. Poi abbiamo un tributo molto caro a Steve Lukather, che è Why My Guitar Gently Weeps, per l'amico George che ha conosciuto di persona. Poi abbiamo un brano che precede un grande successo dei Toto, che è Africa, che si chiama Bodhisattva, che è un piacevole rock and roll molto ballabile. Dopo Africa segue appunto una seconda tranche di medley dove troviamo 6 brani: Waiting for Your Love da Toto Quarto, ovvero il quarto album dei Toto, Georgie Porgy da Toto, il primo disco, Lion da Isolation, poi Hydra dal disco omonimo, English Eyes da Turn Back e Till the End da Fahrenheit. Poi abbiamo i 3 brani seguenti, che sono I Won't Hold You Back, Rosanna e Afraid of Love, che provengono tutti dal quarto album dei Toto, ovvero sia appunto Toto Quarto. Il disco si conclude con All the Line da Toto, il primo disco, e Home the Brave da Seventh One, il settimo album dei Toto. La formazione è composta da Steve Lukather alla chitarra, il cantante originario dei Toto Bobby Kimball, da David Page alle tastiere e al pianoforte, da Mike Porcaro al basso e Simon Phillips alla batteria. Qui troviamo ad esempio in Rosanna Steve Lukather che fa una parte di assolo alla tastiera. Il concerto è del 2003 ed è stato pubblicato anche in DVD. Con questo voglio spoilerare le prossime recensioni che farò, che sono il 35° questa volta anniversario dei Toto, che è stato registrato in CD e pubblicato in DVD nel 2013 in Polonia, e parlerò anche di un altro disco che si intitola Falling in Between, invece pubblicato in CD e in DVD nel 2007, registrato a Parigi con in parte la stessa formazione a parte Mike al basso, che viene sostituito da Leland Sklar, e dove troveremo il grande tastierista Greg Feelings al posto di David Page. Con questo vi saluto e con questo spoiler vi rimando alle mie prossime recensioni. Grazie al nostro maestro Enrico Grillo, tra poco ci sentiremo ancora per un'altra recensione. Adesso andiamo da Giuseppe, che ci parla della Blues Road. Ma che cos'è? Una strada che suona? Ma ascoltiamo tutti insieme. Bentornati carissimi ascoltatori di Radio Filos, oggi vi racconterò della Blues Road, che è un percorso musicale che si svolge su 1600 km dall'Illinois alla Louisiana e passa tra Chicago e New Orleans. Offre come punti forti la musica, il grande fiume Mississippi, incredibili città e il cibo Cajun. Si può percorrere lungo la Highway 61 sotto le note di Muddy Waters, Chuck Berry, Buddy Guy e Louis Armstrong, celebri musicisti blues e jazz che hanno dato voce agli afroamericani. Inoltre si potranno anche incontrare amici B.B. King e Elvis Presley e scoprire storia, paesaggi e l'atmosfera degli Stati Uniti correndo sull'infinito asfalto con il sottofondo dei grandi classici del blues. Come tappa di partenza abbiamo Chicago, la Windy City, che è il regno di Buddy Guy, una città situata sulle rive del Michigan e circondata dai Yardley. Troviamo la Windy Tower, che regala a tutti i turisti un panorama mozzafiato della città e del lago. The Bing, una scultura moderna simbolo della città. Il Millennium Park, che è un museo a cielo aperto con numerose sculture. E il Buddy Guy Legends, un bar museo
a tema in cui scoprire la musica del celebre artista. E poi andremo in Missouri, a St. Louis, la città del Gateway Arch, l'arco più grande del mondo e del Museo Nazionale del Blues, oltre ai numerosi vivaci locali notturni, da cui si potrà finalmente iniziare a viaggiare lungo la H61 per scendere in Louisiana. E si scende ancora più a sud, verso Memphis, nel Tennessee, luogo di nascita dei due famosissimi King, Martin Luther King e anche Elvis Presley, di cui nel Sun Studio ha scritto la canzone Blue Suede Shoes. E si può anche trovare, sempre nel Sun Studio, una guida con tutta la storia di questo strabiliante genere musicale, oltre al Rock and Soul Museum, che offre una ricca collezione di oggetti d'epoca, tra cui abiti, microfoni, strumenti musicali, eccetera, e poi Graceland, la celebre tenuta di Elvis Presley, di cui vi consiglio due stanze, la Jungle Room, molto stravagante, e il Media Room, che è molto pop e ricoperta di dischi d'oro e platino. Come penultima tappa abbiamo Clarksdale, e qua si scende nel Mississippi, e abbiamo il Delta Blues Museum, che possiede tantissimi cimeli musicali, tra cui le scarpe di Bobby Rush, il completo di Otis Redding, armoniche, microfoni e dipinti. Poi il Rock and Blues Museum, che anche qua c'è tutta una collezione di oggetti, tra cui alcuni appartenenti a Led Zeppelin e John Lennon. E poi come ristorante, cioè, viene consigliato il ristorante Larry, in cui provare i tamales, che sono di origine messicana e sono degli squisiti cannelloni speziati ripieni con carne di maiale. E infine il nostro tour finisce a New Orleans, in piena Louisiana, che è punto di fusione tra cultura francese, blues e jazz, con del cibo spaziale di tradizione francese, spagnola e cajun, e accompagnata da un'atmosfera gioiosa, i mercati notturni e gli storici battelli a vapore. Si trova un museo del voodoo, il French Quarter, Bourbon Street, in cui le bande suonano fino a notte fonda, mescolando jazz e blues, e per passare anche una notte stellare vi consigliamo il ristorante Cops sulla 1109 Decatur Street, in cui provare ottimi piatti in stile cajun e a buon prezzo, e perché no, un delizioso jambalaya con salsiccia e coniglio, accompagnato da del riso e fagioli rossi. Grazie, spero vi sia piaciuto questo viaggio. Ah, adesso abbiamo fatto più chiarezza, grazie, grazie Giuseppe. Andiamo da Giacomo, detto Jack, che ci fa la rubrica Audio Racconti. Oggi, divisa in due parti, ci racconta la storia di Hansel e Gretel. Salve a tutti, questo è Audiofiabe. Magari conoscete già le fiabe più famose come Cappuccetto Rosso, Hansel e Gretel e Pulcino, ma conoscete i segreti di questi racconti? Sono Giacomo Mortara, detto Jack, e vi farò conoscere i segreti più profondi delle fiabe e il loro significato. Buon ascolto! Hansel e Gretel, dei fratelli Grimm. Riassunto, parte 1. C'era una volta un taglialegna che viveva in una casetta nel bosco con due figli, maschio e femmina, e una matrigna. Erano poverissimi, c'era una grande carestia, avevano molta fame, e la matrigna, che era una persona malvagia, propose a suo marito di abbandonare i due figli nel bosco, così avrebbero avuto più cibo per se stessi. Il taglialegna non era per niente d'accordo, ma fu costretto a dire sì. Hansel e Gretel, così si chiamavano i due bambini, avevano sentito tutto. Ma Hansel ebbe un'idea. Una sera, mentre tutti erano già a letto, Hansel uscì di casa e prese dei sassolini bianchi che si trovavano davanti alla porta di casa. Poi tornò a letto. Il mattino seguente la famiglia si alzò e tutti insieme si avviarono verso la foresta. Intanto Hansel seminava il percorso con i sassolini. Si fermarono davanti ad un albero e la matrigna consegnò ai due bambini un pezzo di pane per ciascuno. Poi la donna e l'uomo andarono a far legna. Hansel e Gretel, dopo che avevano pranzato, si addormentarono e si svegliarono che era già buio. Ma grazie ai sassolini i due fratelli riuscirono a tornare a casa e anche questa volta sentirono gli adulti discutere se abbandonare i due bambini nel bosco oppure no. Quella notte, mentre Hansel apriva la porta per raccogliere i sassolini, trovò la porta sprangata e non riuscì ad aprirla. Il mattino dopo uscirono a raccogliere la legna e Hansel decise di far cadere delle mollicche di pane per tornare a casa, come aveva fatto con le pietrine.
Quando la matrigna e il padre andarono a raccogliere la legna, i bambini si addormentarono ancora e ancora una volta si svegliarono a notte fonda. I due fratellini cercavano dappertutto le molliche, ma non le trovarono perché gli uccellini si erano mangiati tutto. I due bambini non si arresero e continuarono a camminare per trovare la strada di casa. Venne la mattina e i due fratellini trovarono una casetta, ma non una casetta qualsiasi, era tutta ricoperta di focaccia, biscotti al cioccolato, zucchero candito e delle barrette di cioccolato. Hansel e Gretel si addentrarono nella casa. Ad un tratto la porta si spalancò e uscì la donna più brutta che avessero mai visto. All'inizio i due fratelli si spaventarono, ma la donna li fece accomodare in casa sua e fece fare loro un'abbondante colazione. Poi i piccini si addormentarono. Fine della prima parte. Grazie al nostro Jack, ci sentiamo tra poco. Un'altra prima parte è quella del nostro esperto della natura, Lorenzo, che ci parla dell'estinzione degli animali. Cerchiamo di capire quali sono i motivi per cui certi animali spariscono. Salve a tutti e benvenuti dal vostro esploratore della natura, Lorenzo. Oggi non ci sarà la seconda parte, ma faremo un intermezzo sulle cause del perché questo avviene, ovvero l'estinzione degli animali. Qual è che causa questa estinzione? Ci sono diverse cause. Poiché avvolgono la Terra, le emissioni di gas a effetto serra trattengono il calore del Sole. Le conseguenze sono il riscaldamento globale e cambiamenti climatici. Oggi il mondo si sta riscaldando più rapidamente di quanto sia mai avvenuto nella storia registrata. Le principali cause di estinzione e di innalzamento della temperatura sono la produzione di energia, produzione di elettricità e di calore tramite la combustione di combustibili fossili come il carbone, il petrolio e il gas naturale provoca una buona parte delle emissioni globali. La maggior parte dell'elettricità è tuttora prodotta da combustibili fossili, solo un quarto circa è generato dal vento, dal sole e da altre fonti rinnovabili. Fabbricazione di prodotti. Il settore manifatturiero e l'industria producono emissioni prevalentemente dalla combustione di combustibili fossili, al fine di generare energia per realizzare cose come cemento, ferro, acciaio, dispositivi elettronici, plastica, abiti e altri prodotti. Anche l'attività mineraria e altri processi industriali rilasciano gas. La deforestazione. Tagliare le foreste per creare aziende agricole o pascoli o per motivi causa emissione. Gli alberi, infatti, una volta abbattuti, rilasciano il carbone che hanno immagazzinato. Che le foreste assorbono biossido di carbonio, anche il loro abbattimento limita la capacità della natura di tenere le emissioni al di fuori dell'atmosfera. Uso dei trasporti. Automobili, camion, navi e aeroplani sono per lo più alimentati da combustibili fossili. Di conseguenza, i trasporti sono fra i maggiori produttori di gas a effetto serra, specialmente di emissioni di biossido di carbonio. I veicoli stradali sono i responsabili principali, ma le emissioni di navi e aeree continuano a crescere. Produzione di alimenti o agricoltura intensiva. La produzione di alimenti richiede energia per il funzionamento delle attrezzature agricole o delle imbarcazioni da pesca, solitamente generata da combustibili fossili. Anche le colture provocano emissioni, ad esempio tramite l'utilizzo di fertilizzanti e letame. Il bestiame produce metano, un potente gas a effetto serra. Inoltre, le emissioni provengono anche dal confezionamento e dalla distribuzione degli alimenti. Consumo eccessivo. La nostra casa è come usiamo l'energia, il modo in cui ci spostiamo, ciò che mangiamo e quando buttiamo. Tutto contribuisce alle emissioni di gas a effetto serra. Anche il consumo di beni quali l'abbigliamento, di dispositivi elettronici e la plastica ha un impatto. Grazie caro Lorenzo, ci sentiremo tra poco anche con te per la seconda parte. Adesso andiamo ad una rubrica che piace tantissimo. Sto parlando delle biografie dei calciatori da parte di Massimiliano. Alessandro Nesta. Yeah.
Alessandro Nesta, romano, nato a Roma il 19 marzo del 1976, ha legato la sua carriera alla maglia della Lazio, con cui ha disputato 9 stagioni, a quella del Milan, in cui ha giocato per altre 10, e alla nazionale, con cui ha disputato 78 partite, 3 europei e 3 mondiali, laureandosi campione del mondo Germania 2006. Per 3 volte è stato incluso nella lista dei 50 candidati al Pallone d'Oro, arrivando quinto nel 2000. È stato inserito da Pelé nella FIFA 100, la lista dei 125 più grandi giocatori viventi. Fortissimo in marcatura e in anticipo di testa, veloce e perfetto nella scelta di tempo del tackle, il miglior difensore capace di abbinare i piedi per impostare il gioco. Amava avanzare paralpiede per 10 metri, avviando la manovra. Nesta fu scoperto da Francesco Rocca, scout della Roma, ma il padre laziale non volle vedere il figlio con la maglia giallorossa. Non ci volle molto perché la Lazio mettesse gli occhi su di lui, inserendolo nel settore giovanile. A 9 anni, dove giocò da attaccante e centrocampista prima di passare al ruolo di difensore. Fu proprio all'ingresso nel settore giovanile della Lazio che Nesta prese la maglia numero 13, che lo avrebbe accompagnato per tutta la carriera. Nesta fu aggregato alla prima squadra nell'estate del 93, all'età di 17 anni. Dino Zoff lo fece esordire in Serie A il 13 marzo del 1994, non ancora maggiorenne, facendolo entrare al posto di Pierluigi Casiraghi in Udinese Lazio 2-2. Da quel momento Nesta cominciò a diventare il simbolo della Lazio, in opposizione a Francesco Totti nella rivalità cittadina. Nella prima stagione collezionò 2 presenze, nella seconda salì ad 11, nella terza arrivò a 23, che gli bastarono per la chiamata nazionale per gli europei del 96. Nella stagione 97-98 la Lazio conquistò la Coppa Italia, vinse in finale contro il Milan con un gol segnato da Nesta e fu sconfitta nella finale di Coppa UEFA dall'Inter di Ronaldo. L'anno dopo, con Nesta fuori a causa di un infortunio ai mondiali di Francia, sfiorano lo scudetto ma vinse l'ultima edizione della Coppa delle Coppe. La stagione 99-2000 si aprì con la vittoria contro il Manchester United in Supercoppa Europea e si concluse con lo scudetto e la Coppa Italia. Nesta lasciò la Lazio nel 2002, passando al Milan per 31 milioni di euro. Al Milan giocò per 10 anni, conquistando 2 scudetti, una Coppa Italia, 2 Supercoppe italiane, 2 Champions League, 2 Supercoppe europee e un mondiale per club. Al primo anno riuscì subito a conquistare la Champions League in finale contro la Juventus, segnando uno dei 3 rigori della serie. Al secondo conquistò il primo dei 2 scudetti in rossonero nel 2006-2007. Dopo una lunga assenza per infortunio, fu protagonista nella conquista di un'altra Champions League in finale con il Liverpool. Nonostante i molti infortuni, Nesta ha giocato 326 partite con la maglia del Milan, segnando 10 gol e affermandosi come uno dei difensori centrali più forti di tutti i tempi. Dopo aver vinto l'Europeo Under 21 del 96, Nesta fu convocato da Sacchi per gli europei dello stesso anno, senza scendere in campo. L'esordio lo fece nazionale il 5 ottobre del 96 nelle qualificazioni ai mondiali di Francia 98. Da quel momento in poi fu titolare inamovibile delle nazionali di Cesare Maldini, Dino Zoff, Giovanni Trapattoni e Marcello Lippi, disputando altri 2 europei del 2000 con vittoria sferrata e nel 2004 e 3 mondiali. Pur essendo uno dei campioni del mondo di Germania 2006, Nesta ha avuto una storia sfortunata e tormentata con i mondiali stessi, perché in tutte e 3 le edizioni disputate patì 3 gravi infortuni che gli permisero di giocare solo nelle fasi a gironi. Nesta ha giocato la sua ultima partita in nazionale l'11 ottobre del 2006 a Tbilisi contro la Georgia, chiudendo con 78 presenze e 0 gol. La carriera di Nesta si concluse con 2 stagioni al Montreal Impact della Major League Soccer americana e 1 in India al Chennai Inn. Appese le scarpe al chiodo, ha intrapreso la carriera da tecnico allenando prima il Miami nella NASL e poi il Perugia, col quale ha raggiunto i playoff dell'ultimo campionato di Serie B, venendo eliminato dall'Hellas Verona al primo turno. Grazie Massimiliano, interessante ascoltare la vita di questi grandi campioni e soprattutto per i più giovani che magari non li hanno vissuti mentre giocavano. Adesso andiamo da Matteo che ci parla della terza parte del suo racconto, un racconto originale scritto da lui, ideato da lui e registrato da lui. Telemania. Ciao a tutti cari amici di Noi Facciamo Radio, sono sempre il vostro Matteo Schiavone. Oggi vi parlo del terzo capitolo di Telemania. Medico in corsia. In una sala medica, il dottor Falcorra visita tutti i pazienti per controllare i loro strani sintomi. Il primo paziente ha la sindrome del clown, il secondo ha la mucanite ed è molto contagioso. Il terzo paziente è una donna e vomita farfalle e la quarta ha la malaria verde sulla mano destra. Per fortuna il dottore sistema tutti e li guarisce con la super pastiglia Falcols inventata da lui.
fatta con un ingrediente segreto. I pazienti lo ringraziano e prima di andare fanno tutti un brindisi al grande medico con un gran bicchiere d'acqua. Il terzo capitolo finisce qui. Ci sentiamo per la prossima scena di Telemania. Buona giornata a tutti, da Matteo Schiavone. Grazie Matteo, tra poco sentiremo altre parti del tuo bellissimo racconto. Il nostro programma vi racconta cose sempre molto diverse tra loro, ma sempre molto interessanti. Tommaso oggi ci parla di un autodromo storico, l'autodromo di Bergusa. Buongiorno cari ascoltatori, oggi vi parlerò di un vecchio circuito siciliano, l'autodromo di Bergusa. Il circuito fu voluto dall'amministrazione comunale del 1951. Dopo mezzo secolo di attività, periodo durante il quale vi corsero campioni come Michael Schumacher e vi si disputarono dal 1962 gare di Formula 1, Formula 2 e Formula 3000 fino al 1998, e nel 1989 la prova italiana del campionato mondiale Superbike. Fra il 2004 e il 2011 l'attività sportiva è stata sospesa a causa di lavori di ristrutturazione della pista, con ritardi del rilascio della regolare omologazione dovuti all'adempimento di procedure burocratiche. Ospita anche attività collaterali, come mostre di auto d'epoca e manifestazioni sportive a livello regionale e locale. Da sempre l'autodromo è stata anche location per grandi concerti musicali, tra cui quelli dei Pooh, degli 883, di Gianna Nannini e di Jovanotti. Tra le storiche competizioni tenutesi all'autodromo di Bergusa si annovera il Gran Premio del Mediterraneo di Formula 1, 4 appuntamenti e in seguito di Formula 2 e di Formula 3000, l'ultimo nel 2003, e di vetture Gran Turismo. Tra le manifestazioni degne di nota ha ospitato il Ferrari Day del 1997, che vide la partecipazione, fra gli altri campioni, di Michael Schumacher, grazie a cui oltre 100.000 spettatori si riversarono a Bergusa. A questo proposito, una dichiarazione rilasciata 10 anni dopo dal presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, evidenziava la volontà della scuderia più prestigiosa al mondo di tornare a Bergusa in un prossimo futuro. Spero che questo argomento vi sia piaciuto. Un saluto Tommy. Grazie Tommy, anche con te ci sentiremo tra poco. Andiamo da Chiara, che ha una rubrica nella quale cerca di rivalutare alcuni film che sono stati magari snobbati dalla critica o dal pubblico. Lei li ha rivisti e ci dà la sua versione originale. Oggi ci parla di Strange World. Vai Chiara. Salve Radio Filos, per raccontarvi del film Strange World, un mondo misterioso. Yard Clayhead e Sophia Searcher sono avventurieri che sfidano la natura selvaggia per esplorare i nuovi mondi. Durante il tentativo di attraversare una montagna che circonda la terra di Avalonia, Searcher scopre una pianta che emana energia, chiamata Pando. Yard insiste per continuare la ricerca, ma Searcher e il resto della spedizione credono che il Pando sia una scoperta sensazionale che farà progredire Avalonia. Yard continua quindi la sua spedizione da solo o senza più ritornare. 25 anni dopo Search si è fatto un nome grazie al Pando ed è diventato un agricoltore famoso, dato che il Pando è usato come risorsa di carburante per Avalonia. Si è sposato con la collega Meridian e hanno un figlio di nome Ethan, che si imbarazza ogni volta che Search cerca di parlare con Diaso, il ragazzo di cui è innamorato. Un giorno Callisto Mal, il sindaco di Avalonia, si presenta su una gigantesca nave volante chiamata Venture. Informa i Clade che il Pando sta perdendo il suo potere e che nel loro serve l'aiuto di Search per trovare la causa. Si unisce quindi a lei in una nuova la squadra di spedizione e viaggiano in una gigantesca dolina dove sono state individuate le radici, i giganti del Pando. Durante la discesa Meridian si accorge che Ethan e il loro cane Legend si sono intrufolati a bordo della nave. Vengono attaccati da creature simili a viverne e continuano a scendere finché non sfondano la crosta sensibile e finiscono in un mondo sotterraneo. Durante l'incidente Search e Legend vengono separati dal gruppo. Questo film per me è un capolavoro, un'odissea per gli occhi, un caleidoscopio di meraviglia, anche se non ha ricevuto critiche entusiaste, per me merita l'Oscar. E come sempre i suggerimenti della nostra Chiara verranno accolti dai nostri ascoltatori che si rivedranno questo film. Adesso andiamo da Enrico Grillo, che ci fa la recensione di un disco dei Toto uscito nel 2018, 40 Tours Around the Sun.
Buongiorno a tutti da Radio Filos, oggi vi voglio recensire un disco dei Toto uscito nel 2018 che corrisponde al 40° anniversario dalla nascita del gruppo stesso, che si intitola 40 Tours Around the Sun e registrato ad Amsterdam. Il disco in realtà è composto da due CD all'interno dei quali Toto, grazie alla loro ultima formazione che vede alcuni membri originali del gruppo e altre new entry, affrontano i più svariati successi della loro carriera, partendo dal loro pezzo che potremmo definire una bandiera per i Toto, che è Rosanna, scritta come il brano Hold the Line dal pianista e paroliere David Page al pianoforte e alle tastiere, passando per alcuni brani scritti dal chitarrista Steve Lukather come Jake to the Bone e Stop Loving You, a brani ancora scritti dal tastierista fratello del bassista Mike e del batterista Jeff, purtroppo mancati, Steve Porcaro, che presenta il brano Human Nature, che è stato poi anche registrato come pezzo strumentale da Miles Davis e da pezzo cantato da Michael Jackson. Altri pezzi importanti sono English Eyes, Georgie Porgy dal primo disco omonimo, e ancora due brani che sono Africa, che è il secondo loro pezzo più famoso, che loro eseguono quasi sempre come ultimo pezzo, e un tributo da parte del chitarrista Steve Lukather al chitarrista dei Beatles George Harrison, Why My Guitar Gently Weeps, che la suona spesso dal vivo proprio per dimostrare la sua conoscenza di persona e il suo affetto verso questo chitarrista. La band principale vede i quattro elementi, che sono il leader Steve Lukather alla chitarra elettrica, alla chitarra acustica e alle voci, David Page alle tastiere, al pianoforte, alle voci, Steve Porcaro alle tastiere e Joseph Williams alle voci. La ritmica invece è formata da alcune new entry come Warren Hamm al sax, all'armonica bocca e alle voci, Shane von Schroeck al basso e alle voci, il percussionista Lenny Castro e il batterista Shannon Forrest. Con questo vi saluto e vi rimando alla mia prossima recensione. Grazie Enrico, grazie, bella musica, sempre ascoltata nel modo migliore grazie ai tuoi consigli e alle tue spiegazioni. Torniamo da Lorenzo e scopriamo quali sono i danni che causano l'estinzione degli animali. Seconda parte. Conseguenze del riscaldamento globale e i suoi effetti. Sono diverse le conseguenze dovute al riscaldamento globale del pianeta, molte delle quali strettamente concatenate tra loro. Scioglimento dei ghiacciai. Causa dell'innalzamento delle temperature, tra gli effetti del riscaldamento globale il principale riguarda i ghiacciai polari e di montagna, che si stanno gradualmente riducendo. Poiché il ghiaccio riflette la radiazione solare, ciò porta la Terra ad assorbire progressivamente più calore. L'innalzamento dei livelli del mare. Il ghiaccio che si scioglie fa innalzare il livello degli oceani, che di conseguenza sommergono parte delle coste. Acidificazione dei mari. Oltre che nell'aria, la concentrazione di CO2 aumenta anche nell'acqua, che diventa sempre più acida e aggressiva per molte specie marine. Desertificazione. Secondo gli ultimi dati del rapporto Il cambiamento climatico e la Terra, pubblicato dall'Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, nella regione mediterranea e nell'Africa meridionale il surriscaldamento globale porterà a un aumento della siccità, colpendo circa 500 milioni di persone. Eventi climatici estremi. Sempre secondo il rapporto dell'IPCC, l'intensità e la durata degli eventi legati agli effetti del riscaldamento globale porteranno a precipitazioni estreme, stati torride e inverni gelidi, dovuti allo spostamento a sud del confine tra area polare artica e area calda tropicale. Adesso invece vedremo qualche soluzione possibile che l'uomo può attuare per diminuire questo riscaldamento. Le soluzioni possibili: ridurre il più possibile le emissioni di gas serra, risparmiare, riutilizzare e gestire meglio l'acqua, fare in modo che boschi e suolo stocchino la maggior parte quantità possibile di CO2 sottraendola all'atmosfera,
preservare e incrementare la biodiversità e quindi la resilienza degli ecosistemi, utilizzare al 100% energia pulita nei processi industriali, perseguire la sostenibilità ambientale e costruire un'economia circolare, mettere in piedi sistemi di monitoraggio, prevenzione dei danni e supporto alla decisione, informare le persone sui rischi e su quel che si sta facendo per limitarli, responsabilizzare i cittadini e coinvolgerli attraverso processi partecipativi. Questa ultima soluzione era quella che proponevo oggi e oggi ho spiegato come poter ridurre questo effetto del riscaldamento globale e quali sono le loro cause. Nel prossimo podcast porterò la seconda parte dove parlerò degli animali in via d'estinzione. Grazie al nostro Lorenzo. Questi pezzi dovrebbero farci riflettere su quanto l'uomo influisca negativamente sulla natura. Grazie Lorenzo per sensibilizzarci in tal senso. Quarta parte di Telemania. E di nuovo in arrivo il nostro Matteo. Ci sei Matte? Tocca a te. Buongiorno a tutti cari amici di Noi Facciamo Radio. Sono sempre il vostro Matteo Schiavone. Oggi vi parlo del quarto capitolo di Telemania, latte, cioccolato e co. Nel parco i due ragazzi girano con i pattini a rotelle. Si fermano e fanno merenda con un drink che si chiama latte, cioccolato e co. Si sente il gusto fantastico del drink e i nostri ragazzi sono super allegri e super carichi. E infatti vanno veloci con i pattini e attirano l'attenzione della gente. Il quarto capitolo finisce qui. Ci sentiamo alla prossima scena di Telemania. Buona giornata a tutti, da Matteo Schiavone. Grazie Matteo, a tra poco. Massimiliano ci sta facendo le biografie dei calciatori, ma tanti amici ci hanno detto: ma dove sono finite le sue radiocronache? Allora, eccone una finale incredibile. Paris Saint-Germain, Barcellona. Ascoltiamocela e godiamocela live. Vai, vai Massi! Buona serata dal Dalus di Lisbona, dove a breve andrà in scena la finalissima della Supercoppa Europea tra il Paris Saint-Germain e il Barcellona. Così il Paris Saint-Germain. Donnarumma, Sergio Ramos, Marquinhos, Hakimi, Bernat, Draxler, Verratti, Paredes, Mbappé, Neymar, Messi. Questo è il Barcellona. Ter Stegen, Piqué, Mingueza, Alves, Sergi Roberto, De Jong, Gavi, Pedri, Dembélé, Traoré e Torres. Dopo le primissime fasi di studio, ottima partenza del Paris Saint-Germain che va vicinissimo al vantaggio con una rasoiata di Draxler che sfiora di pochissimo al palo. Replica al Barcellona. Sergi Roberto, De Jong, Gavi, buona occasione per il Barcellona che si rende pericolosissimo. Stiamo giunti al 15° della prima frazione. Attacca al Paris Saint-Germain. Paredes, Verratti, Messi, sinistro. Ter Stegen che interviene a negare il vantaggio all'ex di turno. Che match spettacolare. Non c'è un attimo di tregua. Ora preme il Barcellona. Gavi, tiro. Donnarumma si supera con un intervento prodigioso. Grande occasione per il Barça al 21°. Ora siamo giunti al 25°. A spingere il Paris Saint-Germain. Neymar, sinistro. Gol. Rete. Grande rete del brasiliano che fulmina Ter Stegen con una rasoiata a fine di pari. Nuovo parziale, Barcellona 0, Paris Saint-Germain 1. Entriamo nel 28°. Treme il Barcellona, De Jong, Gavi, Traoré, tiro, rete! Il pareggio immediato del Barcellona con una triangolazione che vede quest'ultimo a trafiggere Donnarumma con un gran tiro a filo d'erba. Barcellona 1, Paris Saint-Germain 1. Siamo al 35°, match tutto da seguire. Attacca al Barça, attenzione, Traoré, Torres, Dembélé, destro, gol! La rete, il vantaggio del Barcellona contro piede da manuale che vede quest'ultimo trafiggere con un preciso diagonale Donnarumma. Nuovo parziale, Paris Saint-Germain 1, Barcellona 2, non ci sta il Paris Saint-Germain che preme Mbappé, Neymar, Messi, sinistro, gol! Grande rete dell'argentino che fulmina Ter Stegen con un sinistro molto preciso. Cambia ancora il parziale. All'epilogo del primo tempo, Barcellona 2, Paris Saint-Germain 2, fasi di recupero, contrattacco ancora del Paris Saint-Germain, Neymar, destro, gol! Grande rete del brasiliano che fulmina Ter Stegen con una gran botta a fin di palo. Che partita, che match, Barcellona 2, Paris Saint-Germain 3. Si va alla ripresa e dopo i primi minuti di gioco attacca ancora il Paris Saint-Germain. Neymar, Messi, non giungo, scrive Mbappé, tiro rete! 4-2 per il Paris Saint-Germain, incredibile. 15° minuto, contropiede del Barcellona, Dembélé, Traoré, Torres, conclusione, la rete! Il Barcellona di mezza la distanza e con un capolavoro di quest'ultimo che fulmina Donnarumma con un sinistro rabbioso dal limite. Paris Saint-Germain 4, Barcellona 3, siamo al 21°, attacca in massa il Barcellona, Sergi Roberto, De Jong, Gavi, tiro, gol!
La rete. Il pareggio del Barcellona, 4-4 tra Barcellona e Paris Saint-Germain. Siamo al 25esimo, preme il Paris Saint-Germain. Messi, sinistro. Ter Stegen, miracoloso, toglie la palla dell'incrociamento. Tesimo contropiede del Barcellona. Gavi tira. Donnarumma, dice no, al centrocampista blaugrana. 35esimo della ripresa, attacca ancora il Barcellona che ci crede. Gavi cerca il centrocampo, supera Draxler, lancia lungo a Stribiere. Dembele, quest'ultimo serve De Jong. Palla in profondità, Stribiere, Pedri, tiro, gol! Rete, Eurogol di Pedri che lascia di sasso Donnarumma con un bolide imparabile sotto la traversa. Barcellona 5, Paris Saint-Germain 4. Battute finali, preme il Paris Saint-Germain. Bernat, testa, chance colossale per i parigini. Entriamo nel recupero, preme il Barcellona. Gavi, tiro, incrocio pieno. Giocata strepitosa del centrocampista blaugrana. E dopo questa azione, il fischio finale del direttore di gara. Ricordiamo le reti: Paris Saint-Germain avanti al 21esimo con Neymar, pareggio immediato del Barcellona al 28esimo contro Re. Il sorpasso degli spagnoli al 35esimo con Dembélé. Pareggio del Paris Saint-Germain su finire della prima frazione con Messi, sorpasso di parigini nel recupero con Neymar, il 4-2 del Paris Saint-Germain all'inizio della ripresa con Mbappé. A questo punto si scatena il Barcellona che accorcia al 15esimo con Torres e pareggia al 21esimo con Gavi. Il vantaggio del Barcellona al 35esimo con una perla del talento Pedri che fa secco Donnarumma con un tiro terrificante sotto l'incrocio. Ribadisco ancora al finale dalla Luz di Lisbona, Barcellona 5, Paris Saint-Germain 4. I blaugrana conquistano la Supercoppa europea. Entusiasmo coinvolgente quello di Massimiliano, grazie. Andiamo da Jack che ci racconta la seconda parte di Hansel e Gretel. Seconda parte. La vecchietta sembra buona, ma in realtà era una strega molto cattiva a cui piaceva mangiare i poveri bambini. Infatti la strega prese Hansel e lo fece chiudere in una gabbia e costringeva Gretel a pulire e preparare i pasti al fratellino per farlo ingrassare. Tuttavia Hansel era molto astuto e fece sentire alla strega un osso molto duro al posto del suo dito. Infatti dovete sapere che la strega ci vedeva molto poco, perciò rimaneva sempre ingannata. Purtroppo la sua pazienza aveva dei limiti e decise di ingannare Gretel. Le disse di cuocere il pane e controllare che il forno fosse ben caldo. Infatti voleva gettare la bambina nello stesso forno e farla arrosto. Per fortuna Gretel capì che la vecchia voleva mangiarla e chiese come si fa a capire se il forno è caldo. Impazientita, la strega entrava nel forno per mostrarle come fare. Così la piccina la spinse con tutte le sue forze e chiuse il forno con dentro la strega. Poi andò a liberare il fratellino e insieme trovarono in soffitta un grande tesoro e si riempirono le tasche di oro e pietre preziose. Poi scapparono da quella maledetta casa e dopo aver traversato il lago con l'aiuto di un cigno tornarono a casa e il padre andò loro incontro felice. La matrigna era morta per la fame. Così i tre rimasero insieme, felici e per sempre. Commento. Questa fiaba si è ispirata ad un tempo di carestia. Un periodo in cui tutta l'Europa moriva di fame e alcune persone mangiavano i morti per sfamarsi. A quel tempo fu scritta una ballata dal titolo Baby into the Woods che narra di due bambini orfani i quali vennero affidati ad uno zio crudele che voleva impadronirsi della loro eredità e per questo aveva ordinato ad uno dei suoi servi di prendere i bambini e ucciderli. In realtà i bambini vennero risparmiati e abbandonati nel bosco. Purtroppo questa storia finisce molto male. Infatti i due bambini morirono di fame e di freddo. I fratelli Grimm decisero di addolcire il racconto e diedero il nome ai due bambini, Hansel e Gretel per l'appunto, e conclusero la fiaba con un lieto fine. In famiglia ci sono sempre dei problemi, a volte anche gravi, però una famiglia è un gruppo molto speciale e i genitori, se vogliono bene ai propri figli, li aiutano a capire non si devono arrendere, ma soprattutto hanno il compito di dire devi essere forte e non abbandonare i figli e renderli infelici.
Spero che questo audio vi sia piaciuto. Vi aspetto alla prossima puntata. Vi saluto. Grazie al nostro Giacomo, una fiaba molto bella, carina, che è sempre piaciuta ai nostri bambini e quindi l'abbiamo apprezzata dalla tua voce. Torniamo da Tommaso, che ci parla di un altro grande autodromo storico italiano. Buongiorno, dopo avervi parlato dell'autodromo di Bercusa, adesso vi parlerò di un altro circuito italiano, l'autodromo di Mugello. L'autodromo fu costruito su un'area di circa 170 ettari nel 1972, per iniziativa dell'Automobile Club di Firenze, con l'intento di dare una sede più consona alle tradizionali competizioni motoristiche della zona. Divenute troppo pericolose, le gare del circuito stradale erano state infatti interrotte dal 1970, dopo la morte di un bambino che fu investito mentre assisteva alle prove della competizione. L'incarico della progettazione del nuovo tracciato e delle opere relative fu assegnato a Gianfranco Agnoletto. L'impianto su pista fu così inaugurato nel 1974. Nel 1988 il circuito fu acquistato dalla Ferrari, che dette inizio a una profonda opera di ristrutturazione dell'impianto, dotandolo delle migliori infrastrutture esistenti e aggiornandole continuamente, pur mantenendo inalterato il disegno del tracciato, molto impegnativo per i piloti. Nel 2015 vennero inserite vie di fuga in asfalto, progettate dall'italiana Dromo, già consulente nella riasfaltatura del 2011. La particolarità di suddette vie di fuga è la forma organica e progettata sulle reali traiettorie dei mezzi al rientro in pista. Diversi altri interventi sono poi stati realizzati negli anni, ma sempre nella filosofia del progettista originale Gianfranco Agnoletto. Nella stagione 2020 di Formula 1, il circuito ha ospitato l'edizione del Gran Premio della Toscana, introdotto dalla FIA per garantire un certo numero di gare durante il campionato, condizionato dalla pandemia del coronavirus. Anche per oggi ho concluso, un saluto Tommy! Grazie al nostro Tommy che ha già inciso tantissimi pezzi e che continua a sfornarne, grazie, grazie davvero. Andiamo da Matteo Schiavone per la parte quinta, la parte finale di Telemania. Matte, facci capire come va a finire, dai! Buongiorno a tutti cari amici di Noi Facciamo Radio, sono sempre il vostro Matteo Schiavone. Oggi vi parlo del quinto capitolo di Telemania, il grande gioco. In diretta, nello studio televisivo, ecco il grande programma, si intitola Il Grande Gioco, condotto da Pietro Diliberto insieme ai due fanciullini Paolo e Paolino che ballano e intrattengono il pubblico tra una gara e l'altra. I partecipanti devono attraversare una galleria, poi una piscina, la casa della nonna arrabbiata, la strada pedonale e infine il parco giochi. Affrontano tante difficoltà, ad esempio devono evitare le botte che dà la nonna arrabbiata con la sua scopa di saggina, oppure nuotare nella piscina dove dorme un coccodrillo. E ancora sulla strada pedonale evitare un traffico impazzito di ciclisti. Tutto finisce nel parco giochi quando sarà il vincitore chi arriverà per primo sulla cima di un albero e sventolare una bandiera gialla e vince Vincenzo, un giovane lavoratore molto forte che festeggia prendendo in braccio Paolo e Paolino e anche Diliberto, tutto sotto una pioggia di coriandoli coloratissimi. Il quinto capitolo finisce qui. Ci sentiamo alla prossima che sarà l'ultima puntata di Telemania. Buona giornata a tutti, da Matteo Schiavone. Grazie Matte, come sapete noi abbiamo un tour operator personale, quando abbiamo iniziato in lockdown ci faceva viaggiare con la fantasia, ora finalmente si può tornare a viaggiare davvero. Giuseppe ci parla di uno stato bellissimo degli Stati Uniti, il Colorado.
Bentornati carissimi viaggiatori di Radio Filos. Oggi vi porto negli Stati Uniti d'America a visitare il Colorado, il Centennial State. Viene chiamato così perché è stato ammesso nell'Unione esattamente dopo 100 anni dalla firma della dichiarazione di indipendenza. Esattamente nel 1º agosto del 1976, questa è la data in cui il Colorado venne ammesso nell'Unione. Inoltre viene anche chiamato nel mondo del turismo come anche il Colorful Colorado. Come capitale troviamo Denver, la popolazione è di ben 5.770.000 abitanti circa. La lingua ufficiale è l'inglese, anche se lo sono anche state il tedesco e lo spagnolo fino al 1990. Confina con lo Wyoming e il Nebraska a nord, il Kansas a est, l'Oklahoma e il New Mexico a sud e l'Arizona e lo Utah a ovest. Il Colorado è anche uno stato noto per le sue splendide montagne, imponenti canyon, lo sport invernale e il suo ruolo nella guerra messicano-americana. Infatti, c'è il suo contributo dietro il Trattato di Guadalupe e il Trattato Adams-Onis, quindi i trattati prima e dopo la guerra messicano-americana. Poi, come città principale, ne troviamo tre: Denver, conosciuta anche come la regina delle pianure, capitale del Colorado e città ricchissima di musei, parchi e squadre sportive. Troviamo l'illustre e importantissimo anfiteatro Red Rocks, il Millennium Bridge, il Coors Field, che è il bellissimo stadio da baseball dei Colorado Rockies, e il parco Genesee, posto ideale dove ammirare la bellezza delle montagne rocciose. Poi troviamo Colorado Springs, nota come la città olimpica, un luogo ideale di partenza per magiche passeggiate indimenticabili tra i monti e le foreste del Colorado, consigliata una visita al Giardino degli Dei e il Pikes Peak Greenway. Poi infine troviamo Aspen, che è un centro sciistico di fama internazionale che ha ospitato molte sfide della Coppa del Mondo di Sci, specialmente gare del Super G, e tanti dei migliori sciatori come Marco Odermatt, svizzero, e il norvegese Alexander Amot Kilde. E infine parliamo dello sport. Nel Colorado abbiamo come sport molto seguiti gli sport invernali, il football americano, sia della National Football League che universitario, l'hockey e il basket. E vorrei presentarvi ben tre squadre che sono proprio simbolo del Colorado, molto amate e molto seguite. Abbiamo i Denver Nuggets, amatissima squadra della NBA nata nel 1967 e rappresenta la lunga storia della città come luogo di minatori, partendo proprio dallo stemma. Ha vinto 9 volte il titolo di campione del Nord-Ovest nella NBA e gioca nella Ball Arena. Poi troviamo i Denver Broncos, uno dei membri fondatori della National Football League della Western Division, attivo fin dal 1960 e anche uno dei club più seguiti al mondo. Ha vinto ben 3 volte il Super Bowl, di cui l'ultimo è stato la 50ª edizione, pensate un po', ed è ben 15 volte campione della Western Division, quindi Denver Broncos con un palmarès veramente interessante, e poi infine i Colorado Avalanche, nati come Quebec Nordiques nel 1972 e rimasti franchigia canadese di hockey fino al 1995. Solo che poi, dall'inverno dello stesso anno, per via del cambio di proprietà, adesso giocano a Denver e rappresentano con orgoglio la città con i colori borgogna e azzurro. Ha vinto per ben 3 volte la Coppa Stanley e anche un curiosissimo record, il record di ben 437 partite di fila con lo stadio tutto esaurito. Grazie e spero vi sia piaciuto questo viaggio. E anche questa ricchissima puntata termina la 31ª del progetto Noi Facciamo Radio di Radio Filos. Grazie a Maria Tudini per l'assistenza, alla psicopedagogista Simonetta Lumacchi, ma soprattutto grazie ai nostri speakers: Chiara, Enrico, Giuseppe, Jack, Lorenzo, Massimiliano, Matteo, Tommaso e tutti i ragazzi che hanno fatto parte in questi 2 anni e mezzo del nostro progetto. Da Andrea Carretti, grazie a tutti voi. Scaricateci, ascoltateci e divulgate il link della nostra trasmissione, ma noi torneremo tra meno di un mese.